Alleluia. Piangi, 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 piangi e supplica Gesù che ti aiuti, supplica. Gloria al Signore. Mentre vedi quello che tu vuoi cambiare, tutto quello che vuoi cambiare, mettilo ai piedi di Gesù. Bene, ho chiuso l'audio, vogliamo metterci in comunione con il Signore, sentendoci al riparo tra le sue mani, come qualcuno stasera ha guarito da un male tremendo. Mi ha detto Francesca che erano mesi e mesi che non poteva andare dal corpo e gli faceva male la pancia, non mangiava più, non mangiava carne da tanto tempo e non mangiava più, non poteva neanche digerire e non poteva neanche masticare. E domani avremo la conferma come sta, ma già vi dico che stasera è andato di colpo, subito gli veniva di rovesciare, è andato di corpo e sembra che è cambiato tutto, 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 è cambiato tutto nella sorella Francesca. E questo è un onore che il Signore gli ha cambiato tutto. Perché quando noi, il Signore ci cambia tutto, noi siamo altre persone, un'altra vita, un'altra entità. Osanna, dice, grazie Gesù, grazie Padre, grazie Angelo, più benedica. Osanna, devi cambiare il nome anche qui in Decatoche. Digli a quella screanzata di tua figlia che ti cambia il nome e ci mette il tuo nome, Francesca. E dimmi quanti amici c'hai. Se c'hai 1000 amici e 1000 mi piaci, puoi salire qui. Ricordati che hai un male potente ancora. Non cantare vittoria. Non cantare vittoria e gioia. Hai un male potentissimo. Però in primo luogo abbiamo vinto. Va bene, lo so che non c'entra, lo so. Ma stasera si è comportato male. Non male a una figlia, non si comporta così quando sua madre piange e soffre. Anche che gli dovessero dare del veleno, pensando che potrebbe guarire, non doveva neanche schignazzare di quello che ha schignazzato. Hai capito? Si è comportata male. E digli se la notte non potrà dormire più, ci dici che mi deve chiamare. Se la notte non potrà dormire più, gli dici che mi deve chiamare e mi deve chiedere perdono. Hai capito? Ok, deve chiedere perdono e allora le cose si aggiusteranno per lei. Gloria a Dio. Alleluia, gloria a te Signore. Allora stasera c'è una live cam molto speciale. Il Signore ha benedetto Francesca e sicuramente benedirà anche altre persone. Gloria a Dio, qui il Signore sembra che sta adoperando la sua potenza in questa live cam di Angelo Piccone. Sempre vi dico, non sono io che opero, ma è Gesù che opera in me. Io solo prego e basta. Tutto quello che fa, lo fa Gesù. Non dite a volte, come alcuni dicono, ma chi è questa persona? Io sono nessuno. Sono un verme di terra che purtroppo mi volevo uccidere e il Signore ha provato misericordia
in me, mi ha cambiato la vita, mi ha fatto entrare dopo morto, mi ha fatto entrare dentro il grembo di mia madre, mentre mi sono visto morto per terra, ho visto lo spirito mio alzarsi e guardavo per terra e vedevo me stesso morto 100 anni. E lui mi ha trasportato dentro il grembo di mia madre. Sentivo il battito di mia madre, buon'anima, che mi aveva lasciato a 4 anni, e io vi parlo del 1994. Dal 94 adesso, fatevi conto quanti anni sono passati, e io ho 69 anni che li ho fatti ad aprile. Fra poco faccio 70 anni. L'anno prossimo faccio 70 anni e forse mi vedrete a 20 anni di salute. Forse. Forse passerà ancora qualche anno. Mi vedrete a 20 anni. Con il viso di 20 anni. Con il corpo di 20 anni. Ero senza capelli e adesso i capelli stanno affacciandosi. Già si vedono, di bianchi stanno diventando neri, 15 cm di capello era bianco e sta diventando nero. Vuol dire che la salute sta entrando dentro le mie viscere. Questo vuol dire che un altro corpo umano o spirituale è subentrato dentro di me. Io non lo so chi è e non lo voglio sapere. Chi ha orecchie intende. Solo chi ha orecchie intende. Quelli che hanno le orecchie biforcute che vadano a quel paese. Ma quelli che hanno orecchie di bontà, di misericordia, preghiamo per Emanuela Orlandi, vittima della Chiesa. E spiegati meglio. Chiesa scura, spiegati meglio. Vittima della Chiesa. Devi spiegarti. Francesca ha avuto una guarigione stasera di una parte del suo corpo. Potresti spiegare se Emanuela Orlandi è vittima della Chiesa? Mi devi dire se è morta, non possiamo pregare più. O parli chiaro, o io taglio la discussione. Allora, se è morta, io non posso pregare per i morti. Io posso solo pregare per i vivi e non per i morti. Quando uno muore, asino morto, tiraci l'orecchio, non si alza più. Se è vittima che è morta, devi andare nella Chiesa Cattolica per ordinargli una messa funebre e paghi. Non serve pregare per i morti, è vietato. Nella Bibbia è messo che è vietato. No, 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 non ci siamo qua. Non ci siamo qua. Io non ho niente da cercare. Sei tu che devi cercare, devi dirmi. Se è viva, io pregherò. Se è una vittima che l'hanno uccisa, la Chiesa, pace all'anima sua, basta. Non c'è niente da cercare in internet. Sai quanto ne ha ucciso la Chiesa e ancora quanto ne uccide? Se dovessimo pregare per tutte queste vittime e i morti, che adesso devono essere aiutati prima che muoiono, non c'è tempo.
noi dobbiamo pensare per i vivi, i morti li dobbiamo lasciare in pace. Allora, spiegati meglio e cambiati quel nome, che hai un nome Chiesa Scura. Cambiati quel nome, non c'entra niente la Chiesa. Le chiese sono vittime delle religioni e io le religioni le sto buttando dal precipizio. Tutte le religioni sono spazzature, tutte. Se vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it e vedi che c'è un carro pieno di santi, a Madonna, i santi orientali e i santi di tutte le nazioni. Dentro quel carro e dei bambini insieme a me che buttiamo dal precipizio e c'è scritto religione fache, religione spazzatura. E allora vacci e vai a vedere. Lascia andare tutte le religioni, lascia andare le chiese, rivolgiti a Dio direttamente. E quando ti rivolgerai a Dio direttamente avrai tutta l'occasione di rivincita. Mollali queste religioni, molla le chiese, non pensare ciò che ha fatto la Chiesa, perché una giusta non l'ha fatto, una giusta non l'ha fatto. Guarda, se parliamo della Chiesa Cattolica, preti che stuprano bambini, bambicelle, signorine e anche vecchi. Tutti, cardinali, vescovi e papi, devono sposarsi oppure lasciano il distintivo di servo di Dio. Non si serve Dio e Mammone, è il diavolo. Grazie, Dio ti benedica. Con che cosa? Con tutte queste corna mi deve benedire Dio. Ti sto facendo uscire per tutta la serata. Ti sto silenziando. Gloria al Signore. Bene, cari nella grazia, vogliamo metterci in comunione. Adesso lasciamo perdere tutte le discussioni, non facciamo discussione, le discussioni sono inutili. A noi ci interessa estirpare gente dal maligno, che sono aggravati di malattie negative, malattie che neanche i medici possono guarire. Voi vedete medici che cercano di guarire, non fanno altro che tagliarli, estirpare un pezzo, un organo per guarire l'uomo. Ma non sapete che Dio ha fatto l'uomo intero e quando manca un pezzo, l'uomo non è più uomo, è handicappato. Avete capito? Allora non vi rivolgete più ai medici,
Inginocchiatevi davanti a Gesù e sarete guariti. Lasciate andare quelle persone che vi dovrebbero guarire con la chemioterapia e con altre cose che vi tagliano. Dio non vi taglia. Dio attraverso Gesù vi santifica, vi cura e vi fa ritornare giovani e belle, come eravate quando avevate 20 anni. Avete capito? E allora abbandoniamo tutti questi farmaci, tutti questi dottori che non servono a niente. Bene. Così stiamo meglio, dai. Gloria a Dio. C'è qualche disturbatore meno. Perché quando ci sono i disturbatori ci fanno stare male. Noi dobbiamo essere liberi di gente che non capiscono il valore di Dio e di Gesù. E allora, invece di mettere tranquillità, ci fanno stare male, ci fanno stare nervosi, in difficoltà. Noi queste persone non le vogliamo vicino, devono scomparire. Devono essere annientati, è quello che meritano. Chi non è con Dio è con Satana, deve scomparire. Tutti quelli che sono con Satana devono scomparire. O è con il bianco o è con il nero. Non ce n'è via del mezzo, non c'è l'eternità e il purgatorio e le cose nere, non ci sono purgatori, c'è solo Dio, Gesù, la luce e Satana. E io lo sapevo che tu eri un satanista. Io ti ho capito già quando hai fatto quelle domande. Tu che cosa pensi? Che Dio non mi convida quando c'è qualcuno che è satanista? Me lo fa vedere. E io ti ho scoperto. Hai capito? Adesso hai messo il tuo nome, Enzino. Però hai messo adesso Satana, vero liberatore dalle catene. E tu ti sembravi che Dio non mi fa vedere le cose satanistiche?
Nel momento che tu sei entrato, io ho visto il nero tuo addosso, nel tuo profilo. Hai capito? Ecco perché tutto quello che hai scritto te l'ho cancellato tutto con un no. Con un no subito. E adesso cosa dovrei fare? Dimmelo tu. Dato che ti sei svelato enzino e satanista. Prima eri la Chiesa Nera, adesso ti sei svelato il dominatore di Satana. Cosa dovrei fare? Dimmelo tu, Enzino. Ti dovrei forse tenere qui in questa live? A fare cosa? A riscaldare con il fuoco di Satana tutti i cristiani? Dimmelo tu. Cosa dovrei fare? Dimmelo tu. Dovrei tenerti qui o mandarti a quel paese dove sei andato? A te ti ignoro, dici, opinion, perché tu mi hai scritto. Se tu mi scrivi, il Signore mi confida chi sei tu, chi non sei, che cosa vuoi. Scrivi, cosa desideri? Da Dio e da Gesù o da qualcun altro? Scrivilo, perché io non ti ho visto scrivere. Scrivilo adesso. E ti risponderò se è necessario. Se vedo che non è necessario, come hanno fatto fine gli altri, farai fine tu. Scrivi opinioni. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del Figlio tuo veniamo con grande gioia a chiederti perdono. Vedi, già hai formulato una cattiva scrittura e non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Ciao. Voi pensate che Dio non mi apre gli occhi? Vi sbagliate di grosso, vi sbagliate di grosso, vi sbagliate, ma di grosso vi sbagliate. Dio aiuta i suoi figli, se si comportano bene, a avere un'illuminazione totale. E non quella che pensate voi, ma quella spirituale. Di Mico Immacolata, buona serata, grande fratello. Due manini uniti in preghiera e due cuori. Grazie, Di Mico Immacolata. Oggi ho pregato per te. Sentiti libera qualche giorno di chiamare
E se c'è qualcuno della tua famiglia che l'ha capito, fallo stare vicino a te, perché voglio parlargli, perché in famiglia c'è un bisogno grande. Cerca di convincere quel familiare che tu sai, c'è un bisogno grande in famiglia. Diglielo, che Angelo Piccone l'ha capito. Diglielo, fammi chiamare. Ma se possibile deve essere in diretta. Quando vedi che io sono con la webcam come adesso, che sto cercando di predicare, non ha importanza che la predicazione si darà un altro giorno, non ti preoccupare, perché Dio ama i suoi figli e li vuole guarire. E nella tua casa c'è un bisogno grande, tu lo sai qual è, un bisogno grandissimo. Sto pregando che questo bisogno venga liberato. Se puoi convincere i tuoi familiari, perché più presto si convincono, più presto tutte queste cose maligne se ne andranno via dalla tua casa. Il problema è pro primo bullo. E va bene. Se glielo puoi spiegare, magari gli fai vedere qualche video, fagli vedere qualche video che capisci che sono. Basta che scrivi in YouTube Angelo Piccone, dove c'è mia moglie e io. Devi andare nella sezione video. Prima c'è home, accanto c'è video. E sono tutti là. Basta che scendi, guardi i video che capisci quali sono i migliori. Maria Cescato dice: mi stai conciliando il sonno, grazie. Prego, Maria. Se hai bisogno, chiamami, Maria. Il mio numero di telefono è nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Basta che pensi Gesulalucedelmondo.it. Ci mette www. ed è fatto. Se hai problemi, scrivi il mio nome, Angelo Piccone, in Google e mi troverai tutto. Ti chiami Mario, non Maria, scusami, è piccolino scritto e non lo vedo bene. Anch'io purtroppo devo stare più vicino. Adesso mi accorgo, hai ragione, Mario. Cescato, scusami. Allora, se possibile chiamami e vedremo cosa c'è da fare, perché se avevi problemi per il sonno stavi andando verso l'ansia e dopo l'ansia viene la depressione. Bisogna controllare se hai avuto incidenti, problemi sul lavoro, matrimonio, mortalità di qualcuno, bisticci in famiglia, disobbedienza al padre, alla madre, problemi con i figli, amici e tanto. Se hai sentito solletico su di te mentre ho nominato queste cose, guarda quando hai sentito solletico a quale soggetto e già sai dove sei nel peccato. Altrimenti nel mio sito c'è il testo, quello che ho detto è tutto scritto sotto la foto. Le religioni sono spazzature. Come passa il testo delle religioni, c'è il testo
per vedere di che cosa soffrite. Ok, Mario, scusami, purtroppo è piccolino, tu lo sai, qui nel Decatokyo. Non lo fare operare tuo padre, mi rendi. Chiamami subito, ma prima però, se si tratta di lavoro, perché Irene c'è bisogno di lavoro, non c'è bisogno solo preghiere. Oltre alle preghiere ci vogliono lavoro, hai capito? E allora il lavoro si paga. Vai nel mio sito, mentre prendi il numero di telefono, ci fai una foto nel numero di telefono e una foto c'è un postpay IBAN. Ci fai una foto e così quando hai tempo fai un'offerta, quella che dispone il tuo cuore, non c'è prezzo. Quando fai l'offerta a quell'IBAN ci fai una foto, l'offerta che versi. Me la mandi in WhatsApp aggiungendomi con un numero di telefono, quello italiano e quello tedesco. Mi mandi la foto e mi chiami con tuo padre presente. Così gli dico di liberare questo problema dei reni. Non c'è bisogno di operazione. I reni si tappano. Hai capito? E tutto ciò che è dentro i reni comincia a indurirsi e si formano pietre che bloccano il passaggio di qualsiasi liquido e fanno male e provocano problemi enormi. Hai capito? Allora, liberando tutti questi passaggi, i reni cominciano a funzionare perfettamente bene. Ma i dottori che operano tuo padre gli danno un handicap. Hai capito? Operando le persone, sembra a loro che li aiutano e li fanno diventare handicappati. Allora, Immacolata scrive, dice, io sto provando, ma non mi ascoltano. E va bene, Immacolata, non ti preoccupare. Tu prova sempre e magari quando ascolti i video li metti un pochettino a volume, quando loro lo sentono. Perché mentre lo sentiranno piano piano, tu glieli devi mettere piano piano, non forte che li disturbano. Come faccio io con mia moglie. Li metto piano piano quando lei li sente e ogni video che faccio glielo mando nel suo profilo. Che piano piano se ne sta accorgendo cosa Dio sta facendo attraverso me. Già l'ha visto. Hai capito? Non sono io che devo parlare. Siete voi che parlate. Voi che parlate, lei vi sente. Chi ha guarito di una cosa, chi ha guarito di un'altra. Avete visto la sorella? Guarda, tu sei nel display che stai parlando quando ti trovavi sopra la macchina. Ti ricordi? E mi dicevi che dovevi essere operata due volte, due operazioni. Ti ricordi, dimmi con Immacolata, sperando che non ti sei fatto operare, perché mi dici che stai bene adesso. Sperando che non ti sei fatto operare, perché se ti sei fatto operare, io non ho colpa. Scrivimi. Ti sei fatto operare, toglimi questa curiosità, Immacolata,
ti sei fatto operare o sei guarita così automaticamente mentre hai visto ciò che faccio? Scrivilo anche per le persone che stanno guardando. No, sto bene, dice, brava, gloria a Dio, avete visto, di Mico Immacolata, lei una sera mi chiamò, era sopra la macchina e mi diceva, ma come fai a guarirmi, fratello Angelo, io devo operarmi 2 operazioni e sono sola con mia madre, mi diceva, e non so, ci dicevo, ma l'acqua la bevi? E no, dice, non ho tempo, ma la devo fare stasera o domani la faccio. Vedete, era nella confusione. Invece adesso dice, sto bene. No, sto bene. Gloria a Dio. E tu starai sempre bene, perché d'ora in poi ringiovenirai, tornerai a 20 anni. Ma quando tuo marito ti vedrà più giovane a 20 anni, che fa ci crederà? I tuoi figli, che fa ci crederanno? Amen, dice. E non ti preoccupare, vedi, la gente mica pensava che mi dovevano crescere i capelli, vedi? E mica pensavano che i capelli, non avevo capelli e dovevano diventare neri. Ma io lo dicevo. Sono 20 anni che dico che devono crescere questi capelli, 20 anni circa, e non ho abbandonato questo pensiero e non abbandonerò mai, mentre cresceranno come una chioma, neri come il carbone, come la foto che c'ho nel sito. Adesso devo aggiungere la foto a 20 anni. Sto aspettando qualche anno, metterò quella foto a 20 anni. Liscio, senza rughe, combatto, ringiovanito dalla gloria di Dio. Ah, sei entrato con l'altro profilo. Chiesa scura, sei entrato con l'altro profilo. E vabbè, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, chiesa scura, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, chiesa scura. Non ti preoccupare, stai tranquillo, che provvederò io per te. Se ce n'hai ancora profili, entra subito, non ti preoccupare. Se c'hai ancora profili, entra. Entra con tutti i profili che hai, chiesa scura, sacerdote di Satana, entra, non ti preoccupare, tranquillo, tutti i profili che hai, entra stasera, così so cosa devo fare. Se ce n'hai ancora profilo, entra, Gioia. Sì, 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 ti ho chiamato, Gioia, ti ho chiamato. Entra, entra. Entra dappertutto. Guarda che ce n'è un altro profilo. C'è un altro profilo di TikTok. Entra pure nell'altro profilo. Hai capito?
c'è un altro profilo, basta che cerchi Angelo Piccone, entra, subito però, o subito o mai più. Così. Entra con l'altro profilo pure. Ogni profilo potrà entrare due volte. Se ce n'hai ancora, entra, non ti preoccupare, stai tranquillo, io sono qui che ti aspetto. Con gioia ti aspetto. Gloria a Dio. Buon Padre Celeste, Dio d'amore, grazie che mi dai questa gioia sorridente a tutti i delinquenti, a tutti i satanisti, a tutti i demoni. Venite da Angelo Piccone che vi aggiusterà a tutti, uno dopo l'altro. Vi aggiusterà a tutti, vi metterà nel giusto punto, a tutti i satanisti. Allora, chi sei? Prego, prego. Allora, devi chiamare con WhatsApp, va bene? Sì, te l'ho mandato un cuoricino, te l'ho fatto con WhatsApp. Va bene, allora... Come non faccio, non me lo vedi, per via che ho... Allora... Prima ero attaccata. Allora, digli a tua figlia... Digli a tua figlia che io ti ho scusata a tua figlia, va bene? Ok? Allora, ascoltami. Tu non è necessario che non dormi, devi solo fare l'offerta. Hai capito? Quando la farai? E poi vedrai che sarai guarita. Sì, Francesca, il problema ce l'ho io. Quando farai l'offerta, hai capito? Tutto si sistemerà. L'importante è che tu adesso, ascoltami, l'importante è che tu sei andato di corpo, adesso ti senti rivivere e appena farai l'offerta toglieremo tutto. Allora ascoltami, tu non devi avere paura più. Hai trovato Dio, Gesù e anche me. Qual è il problema? Non devi avere paura. Adesso respira profondamente, devi dire appena ho l'offerta, chiamo il fratello con WhatsApp e la facciamo finita. Hai capito? Comunque io non posso mandare la prospetta, lo manderò sulla prospetta. C'è la Postepay, c'è l'IBAN. Se tu non lo sai fare, basta che vai in un tabaccaio oppure dentro qualcuno dove prende la ricarica. C'è la Postepay. Va bene. L'ho visto, ce l'ho. Tu, quello che puoi, poi piano piano, quando avrai qualcos'altro, la manderai. Hai capito? Io non sforzo nessuno e non do la possibilità di danneggiarlo. Tu non ti preoccupare che appena Dio ti guarirà, come ti ha guarito stasera, tu andrai a lavorare e sarai ringiovanita, ancora più giovane di tua figlia. Ma guarda che io l'anno scorso non sembrava le tante mi portavo benissimo, lavoravo. E ritornerai ancora più giovane dell'anno scorso, va bene? Adesso stai tranquilla, va bene? Dormi tranquilla e pensa solo a dire prima faccio l'offerta, prima guarisco. Va bene? Ok, Francesca. Io volevo chiedere perché ho i piedi bianchi secchi, mi fanno male. Allora, se c'hai camomilla, ce l'hai la camomilla? Allora, devi fare una pentola piena di acqua, ci metti 3-4 camomille, la fai bollire bene
Ma gliela devi mettere mentre bollisce l'acqua, la camomilla, hai capito? Hai capito? Poi prendi una bagniera, ci metti l'acqua bollente, se è troppo calda aspetti un poco che si raffredda, oppure ci aggiungi dell'acqua fredda. Va bene? Giusto che i piedi quando entra devono bruciare un pochettino, hai capito? Hai capito? Perché uccideranno tutti gli animaletti che hai sotto i piedi. Va bene? Devono bruciare un pochettino i piedi, però a chi li entri li devi uscire subito. Devi essere plichinga subito. Entra, esci. E stai un poco finché ti riprendi. Poi di nuovo, entri, esci. In sostanza devi fare così finché l'acqua è fredda completamente e ci può entrare i piedi e ci lascia a bagno, che la pelle dei piedi deve diventare morbida come un bambino. E questi lavaggi... Sai la micosi per le unghie? Sì. Ho speso i soldi l'anno scorso, lo spesi un po' di tempo fa. Sì, ma gioia mia, allora non ci siamo capiti. Intanto...